Quando si incontrano testimonianze come quelle che abbiamo ascoltato anche oggi, lì per lì c'è il grosso impatto emotivo, il sentire di aver voglia di mettere in gioco le nostre vite e la volontà, tornando a casa, di esercitare quel cambiamento che riteniamo possibile e necessario rispetto a quello che abbiamo sentito. Poi, il giorno dopo, due giorni dopo, una settimana dopo, succede spesso, non sempre, ma spesso, che ci mancano le forze, come se noi sentissimo che quell'esigenza legittima, giusta, di cambiamento si scontri con una sorta di blocco, come se avessimo un nemico interiore che ci dice vai piano, non ce la puoi fare, non puoi riuscire a fare tutte le cose che in questo momento senti sarebbero utili o necessarie. E lì a quel punto diventa quasi indispensabile fare i conti con tutto questo e spesso il risultato è che si continua a fare la vita che facevamo prima, sconfortati più di prima perché era arrivato il segnale e non l'abbiamo saputo cogliere. E questo succede normalmente, non ce ne dobbiamo vergognare. Proprio per questo è importante confrontarci anche con quelle figure che attraverso il loro percorso personale, il loro cammino, provano a prendersi la responsabilità di farci provare a incontrare noi stessi. Non è detto che ci riescano, non è detto che abbiano, come dire, gli strumenti giusti, però è bello sapere che si può provare a cercarle queste persone. Una mia carissima amica, Grazia Francescato, che è stata anche presidente del WWF, li chiama punti luce. E uno deve guardare, guardandosi intorno, non soltanto su internet, deve fare una ricerca più col passaparola per individuare quello che fa bene a lui o a lei, cercare di trovare quella figura che può dare un giusto contributo, che può aiutarci in questa ricerca interiore per sbloccare quei meccanismi che ci impediscono di fiorire, di essere felici, di raggiungere quel benessere di cui abbiamo bisogno proprio per dare un nome alla nostra vita. E allora, una di queste figure la conosciamo a distanza, molte delle persone che vengono a Romina ce ne hanno parlato, credo che sia giunto il momento giusto per incontrare Daniel Lumera. Potremmo dire finalmente, perché se cominciamo con Daniel, l'abbiamo fatto l'altro giorno al telefono, a elencare le amicizie comuni, non si finisce più, perché certi percorsi poi sono tutti fatti di incroci, di intarsi, meravigliosi. Quando l'altro giorno ci siamo sentiti, lui stava andando a trovare Don Francesco Fiorillo di Fondi, che è un nostro grandissimo amico, per esempio, e che salutiamo a distanza. Benvenuto, Daniel. Grazie. Sono contento che sei qui da noi e avremo il tempo con te di poter conoscere un po' meglio quello che è stata la genesi del tuo percorso e non entrare purtroppo nel merito totale di tutte le cose tantissime che fai. Daniel ha scritto anche molti libri, ce ne sono nella nostra libreria, quindi come dire, questo è un antipasto di un incontro che se volete potete continuare. Però ci siamo riservati un'esperienza speciale. Alla fine di questo incontro andremo nel prato esterno e ci sarà un momento in cui Daniel Lumera potrà fare Daniel Lumera a tutto tondo attraverso quel canale che per lui è fondamentale e che secondo lui, ma secondo tanti come lui, dovrebbe essere importante per tutti noi, e cioè la meditazione e il silenzio interiore. E allora ci arriveremo piano piano, ma intanto ti vogliamo conoscere. Ti vogliamo conoscere nei tuoi passaggi di vita. Tu sei sardo, e infatti non ti chiami Lumera, ti chiami Giovanni Pinna. Andrea. Andrea Giovanni Pinna. Giovanni Andrea. Pinna. Giovanni Andrea. Beh, ci sono arrivato. Ho fatto tutti i passaggi possibili. Comunque, fino a un certo punto della tua vita sei Giovanni Andrea Pinna. Poi diventi Daniel Lumera. E contemporaneamente, credo poi ce lo spiegherai meglio, il tuo percorso ti porta a fare una scelta molto radicale. E allora, è importante, parlavo poco fa di cambiamento, capire come si è attivato in te questo cambiamento di vita così profondo dal quale poi è generato tutto il resto.
Allora, sicuramente io mi sono avvicinato alla ricerca non attraverso il dolore all'inizio. Il dolore e la crisi è un volano per tantissime persone ed è un elemento di forza. Ho visto in questi anni, ho avuto la fortuna di vedere quanta forza c'è nella fragilità e quanto amore c'è nel dolore, quasi che siano necessarie queste esperienze della parabola esistenziale delle persone per completare la visione di se stessi e iniziare a prepararci ad accogliere la morte come elemento fondamentale proprio nel percorso di vita di ognuno di noi. Io ho iniziato attraverso un'esperienza di grandissimo amore, perché la prima volta che ho chiuso gli occhi per meditare ho avuto la grandissima fortuna di poter sperimentare uno stato di credo che la parola più giusta sia beatitudine, uno stato di integrità, di purezza così profondo che poi ho deciso di dedicare la mia vita a questo. E poi ci sono dovuto ritornare col dolore, perché quando ho iniziato a credere di sapere qualcosa, la vita mi ha fatto comprendere quanto è importante la percezione dell'ignoranza, cioè del fatto che non arriviamo mai da nessuna parte. Ed è stato attraverso il dolore, attraverso la fragilità, attraverso la crisi, attraverso la perdita dei punti di riferimento abituali che ho, almeno nella mia esperienza di vita, ho compreso quanto è importante non sapere, quanto è importante proprio l'elemento ignoranza, l'elemento insicurezza, l'elemento fragilità. Sono tutti aspetti importantissimi. L'altro giorno a Firenze ricordavo che, e spesso mi trovo a rammentare, a condividere con le persone, che la fragilità in sé, o pensate l'incertezza in sé, se tu non cerchi di controllarla, non hai paura di quell'incertezza, non c'è rifiuto, non c'è giudizio, non c'è allontanamento dall'esperienza dell'incertezza, ma la senti, la accogli, la ami per quello che è, la denudi di tutti i significati che creano in te sofferenza, quell'incertezza diventa un volano, una maestra straordinaria per fidarti, per abbandonarti, per accogliere le infinite possibilità e soprattutto per recuperare fiducia nell'esistenza anche attraverso appunto l'assenza di qualsiasi punto di riferimento, e anche la capacità di entrare dentro di te e di recuperare infinite possibilità che di solito non contempli. A me è accaduto questo, che si è rotto tutto, mi sono dovuto, all'inizio ho rifiutato quella condizione, utilizzavo la meditazione, anche la fiducia e la fede per cercare di guarire quella situazione, finché non ho capito che avrei dovuto accoglierla e di dire completamente sì e grazie anche a quel dolore, senza più desiderio di cambiarlo, perché quel dolore aveva bisogno della mia presenza, della mia cura, senza rifiuto, senza giudizio, perché era un aspetto di me, era un aspetto della vita che la vita mi stava proponendo. E in quella fragilità mi sono seduto e ho iniziato a ringraziare, a dire proprio grazie al dolore, grazie alla confusione, grazie all'incertezza, grazie alla fragilità, e ho iniziato a piangere come non mai, perché lì mi sono reso conto che della vita rifiutavo questi aspetti e mi è sembrato di rinascere. È stato lì che ho sentito che per la prima volta Daniel Lumera ha fatto toc toc. E come si è presentato Daniel Lumera, e perché è stato necessario che questa seconda nascita significasse anche il cambiamento del tuo nome? Non so, il tuo nome è? Massimo. Cosa vuol dire Massimo? Qualcosa che... Il Massimo, quindi. Che devo dire? Non è che sono, però il nome dice questo. Quante persone qui dentro non sanno il significato del proprio nome? Possono alzare la mano? Ah, è una platea di dotti, perché tante persone, forse qualcuno ha mentito, però la cosa incredibile è che il nome che noi riceviamo viene dato molto spesso da, non scelto da noi, viene dato dal padre e dalla madre, ne disconosciamo il significato. Il tuo nome, quando ti chiamano, dovrebbe ricordarti il significato di te stesso, il significato della tua vita. Daniel vuol dire giudicato solo da Dio, ad esempio, giudicato solo dalla luce, ha un significato che mi appartiene profondamente. E quindi c'è stato un momento, uno snodo in particolare. Io sono andato a abitare in Spagna e ho firmato il mio primo libro con uno pseudonimo letterario in onore della Sardegna, perché nel, credo, 98 ho fatto una serie di interviste a queste matriarche straordinarie di 80 anni della Sardegna, perché ero affascinato dalla medicina antica, dalle loro forme di cercare la guarigione e anche di interpretare in una forma magica la vita. Le tradizioni antiche mi hanno sempre affascinato, e queste signore dicevano che quando mi parlavano di questi aspetti della Sardegna, dentro di me si accendeva una luce particolare nei miei occhi, e loro mi avevano messo il soprannome di Sa Lumera, la lucerna,
sarebbe a questa luce. Allora, quando sono andato in Spagna, ho firmato il mio primo nome giocando tra Lumera e Dani, giudicato solo dalla luce e Lucerna. Ho creato uno pseudonimo letterario, il libro fortunatamente o sfortunatamente è andato molto bene e da lì ho perso la situazione, mi è sfuggita la situazione di mano. Sono tornato in Italia e il mio editore, la Mondadori, mi ha detto non cambiare assolutamente nome, il nome è quello, eccetera, eccetera. Adesso credo che forse mia madre, perché anche mio padre ogni tanto mi chiama Daniel, si siano abituati. Però voglio dirti una cosa, io da questa... È stata una crisi di identità molto profonda, per me una crisi di identità incredibile, però ho compreso, a un certo punto io ho scelto quel nome, o meglio il nome ha scelto me, perché aveva proprio una frequenza, un significato che apparteneva a questa morte, a questa rinascita che avevo vissuto anche attraverso il dolore, e ho deciso che quello sarebbe stato il nome. E quando una scelta è autentica, ho sempre visto nelle persone che è il mondo che si adatta, cioè il mondo all'inizio rifiuta, magari all'inizio... non lo so, lo prende un po' alla leggera, però quando capisce che tu dentro, qualsiasi tipo di scelta, hai veramente scelto e sei irremovibile, ma non perché sei testardo, ma perché è un atto di amore, di disponibilità rispetto a ciò che sta accadendo, allora non solo si adatta alla tua scelta, ma ti aiuta, ti sostiene, ed è esattamente quello che è accaduto. Tu, Daniel, hai a lungo tempo vissuto un percorso di scelta consapevole di monaco, monaco laico, mi dicevi. E oggi molto spesso noi diciamo bisognerebbe essere tutti quanti un po' monaci, riuscire a trovare quella centratura che ci manca. In questa tua esperienza di monaco hai vissuto una fase che per noi sembra impossibile, impensabile, ben 5 anni di silenzio. Allora, per capire che cosa vuol dire essere monaco, vorrei che tu ci portassi dentro quel silenzio, almeno farci capire come lo hai vissuto e come è entrato dentro la tua vita. Allora, per me il silenzio è un aspetto, pensate che, forse lo condividevo con te, anche l'altro giorno ne ho parlato, ci sono delle affascinanti ricerche scientifiche che hanno mostrato come la mente umana, la scienza la definisce wandering mind, cioè una mente vagabonda, noi passiamo il 47% del giorno a pensare a ciò che non sta accadendo. Questo è un dato scientifico, cioè non solo... non sentiamo ciò che accade e pensiamo a ciò che accade, perché se tu guardi la persona a fianco a te quasi mai vedi la persona, vedi le tue proiezioni, i tuoi desideri, i tuoi giudizi, le tue interpretazioni, le tue definizioni, ma non vedi quasi mai l'essere umano che è davanti. Molto spesso le persone entrano in coppia perché su quella persona proiettano delle mancanze o delle necessità, la necessità di sicurezza ad esempio, e molti la paura di stare da solo semplicemente. Questo è il volano che spesso ci spinge a compiere scelte e decisioni nella nostra vita molto profondamente inconsapevoli. Anche spesso la fede stessa diventa una scelta inconsapevole e non una chiamata di amore. Diventa più la paura di avere paura, o meglio, la sensazione di insicurezza che la paura di avere paura ci crea, piuttosto che una scelta autentica dell'anima. Diventa una scelta mentale. Quindi quanto è importante innanzitutto pulire, purificare la nostra mente. Un altro dato sconcertante della scienza, che viene dalla scienza, è che noi passiamo... ogni giornata, quando la nostra mente non è ruminante, un'attività di pensiero normale implica l'utilizzo di 300, dai 320 alle 350 calorie, più dell'attività fisica. E molte di questi processi mentali sono strettamente collegati ai processi di infiammazione del corpo, cronici, che poi causano nel corso del tempo malattie che ben conosciamo, cioè cancro, Alzheimer. Un altro dato straordinario che riguarda la nostra mente è che una mente meditante, cioè figlia del silenzio e della contemplazione, ha la capacità di interagire, cioè di spegnere circa 1500 geni, che sono proprio quelli preposti ai processi di infiammazione, alla produzione di radicali liberi o alla morte cellulare. Questo vuol dire che abbiamo bisogno di silenzio, così come abbiamo bisogno di digiuno, abbiamo bisogno di preghiera. Il silenzio è quel digiuno mentale che appartiene a quei processi profondamente rigenerativi di cui l'essere umano ha fame, una fame molto profonda. Però bisogna comprendere che esistono diversi tipi di silenzio, diversi tipi di silenzio. Per esempio Gandhi rispettava una volta alla settimana, a capo dell'India, quindi aveva delle responsabilità enormi, rispettava sempre un giorno di silenzio, verbale, perché voleva ricordarsi l'importanza della parola, della lealtà, dell'onestà, della...
gentilezza che dovrebbe portare la nostra parola. E quindi passava una giornata intera in silenzio. Quello è un silenzio verbale, è molto importante mantenerlo, soprattutto quando entriamo in conflittualità profonda, quando la nostra parola porta sofferenza nel mondo. In quel momento la cosa migliore da fare è portare silenzio nella parola e riportarla dentro, ricondurre la parola a un sentire che sia il prodotto originato dall'intimità della sensazione di pace, di consapevolezza, di presenza, e poi riportare fuori. C'è una bellissima storia sufi che dice che ogni parola prima di uscire dalla nostra bocca deve superare tre cancelli. Il primo è vero ciò che dico, il secondo è utile ciò che dico, il terzo è gentile ciò che dico. E se non supera questi tre cancelli non può essere pronunciato. Quindi silenzio verbale. Il secondo tipo di silenzio è un tipo di silenzio invece ambientale, che vuol dire sia creare e cercare posti in cui c'è silenzio. E nelle nostre case pensate che l'alterazione del sonno o la maggior parte delle malattie cardiocircolatorie è implicata nella loro manifestazione la presenza di un inquinamento acustico costante. Per esempio fonti che oramai tu sei abituato, però a casa ci sono elettrodomestici che continuano a produrre un sottofondo di rumore, tu non lo senti più e si altera l'umore, hai attacchi di rabbia, si altera il sonno e tu non sai, come avere un ronzio costante, un acufene costante. Viviamo immersi nel caos. Poi ci sono certe persone incredibili, avete visto certe persone che entrano nella stanza, magari sono in silenzio, ma la loro solo presenza fa un rumore pazzesco. Avete presente quelle persone? Si siedono vicino a te, ti danno fastidio, dici zitto, quello magari è zitto, però no, fa un tipo di rumore che è mentale, un rumore ambientale. E un esercizio pazzesco consiste nel cercare di non fare rumore anche solo per un'ora o mangiare in silenzio, cercando di non fare o di fare il minimo rumore possibile. Questo è un esercizio di attenzione, di presenza, di cura incredibile. E infine c'è il silenzio più importante, dopo quello verbale, quello ambientale e di movimento, c'è il silenzio mentale. Il silenzio mentale consiste nella sospensione di qualsiasi processo mentale, idee, impressioni, pensieri, ed è un processo altamente rigenerativo che fa molto molto bene ed è alla base di tutte le forme più importanti tradizionali di meditazione. Quindi il silenzio è una medicina naturale, abbiamo è di fondamentale importanza sia nell'elaborazione del lutto, del dolore, nella comprensione di se stessi, nell'osservazione di se stessi e dell'altro. Il silenzio, osservare una persona attraverso gli occhi del silenzio, ci riporta alla purezza della mente di un bambino. Che in quello sguardo, quel presente, non è bombardato da tutte le dinamiche di una mente tossica adulta, è puro in sé. Quelli sono gli occhi del silenzio. Abbiamo estremamente bisogno anche di pregare attraverso il silenzio. Spesso la preghiera diventa proprio un volano, uno strumento per arrivare a quel silenzio, che è un silenzio sì della mente, ma è un silenzio anche del cuore. È il momento in cui tu smetti di anelare e accogli. Piuttosto che pensate alla tensione che noi mettiamo nel cercare di capire la vita, di risolvere il dolore, di ottenere successo, di cercare di superare le frustrazioni o di raggiungere degli obiettivi. Pensate alla tensione costante nella quale viviamo cercando di sostenere un personaggio che siamo, che va in giro per il mondo cercando di non sentire la sua solitudine, solitudine che invece è fondamentale, cercando magari di essere accettato, amato, compreso, accolto. Pensate all'energia enorme che mettiamo in tutto questo, invece il momento in cui il silenzio ti dice apri le mani, va bene quello che c'è in questo istante, il tuo compito non è capire, è sentire e amare ciò che senti. Pensate l'importanza di rinunciare a questa tensione di cercare di capire, permetterci il lusso di non sapere. Mi piacerebbe, come ho fatto l'altro giorno, iniziare questa suggestione attraverso proprio un elogio all'ignoranza. Pensate che noi siamo stati, io per esempio, l'ho ricordato l'altro giorno, avevo un borsellino verde, mia nonna e mio nonno, lui era un direttore didattico e mia nonna, quando i maestri erano ancora i maestri delle elementari, erano figure mitologiche, mia nonna tornava a casa, quando la maestra mi descriveva bene, perché andava bene, allora loro mi regalavano 20 lire nel borsellino verde. Dopo un po' il borsellino verde si riempiva, e quindi me lo cambiavano nella carta, e per me era il massimo. Però loro inconsapevolmente mi hanno educato a ricevere il premio, quindi il mio cervello creava dopamina, era un sistema, questa è una società dopaminergica, crea dipendenza, tu posti una cosa nei social, ti mettono il like, quella è la ricompensa, quella è lo stesso meccanismo che esiste nella dipendenza da droghe, nelle relazioni tossiche che creano dipendenza, quindi se fai quello che ti voglio io
e se sei bravo ti voglio bene, l'amore diventa un meccanismo di dipendenza, state attenti alla tossicità dell'amore anche, se fai da bravo io ti voglio bene, la mamma ti vuole bene se tu sei bravo, se tu sei buono, questo è un meccanismo di manipolazione. E chiudo il ragionamento dicendo che è incredibile questa cosa, però pensate che io mi ero convinto che se andavo bene a scuola meritavo l'amore della mamma e del papà, quindi ho cercato tutta la prima parte della mia vita di essere adatto, o meglio di essere una persona preparata. Poi mi sono reso conto che essere preparato per me voleva dire essere omologato, omologarmi a un sistema di credenze che era semplicemente, e questa è buona parte della nostra società, la nostra società è il prodotto di esigenze di mercato, di necessità sociali, ma la nostra unicità, la nostra vocazione più profonda non viene mai esaltata in questo processo. Per essere preparato tu molto spesso rinunci a te stesso, perché devi essere omologato e adatto a un sistema che di te, della tua unicità, non ha la minima cura in profondità. E quindi mi sono reso conto invece che proprio in questa grandissima eresia, cioè nell'ascolto di se stesso, e l'ascolto che è figlio del silenzio, cioè di non avere più nessun punto di riferimento, di essere ignoranti, c'era la capacità di scardinare questo meccanismo di dipendenza e di essere veramente, di avere la sensazione di essere veramente liberi. E vi chiedo una cosa prima di andare avanti. Siccome quando salgo qui su, quando mi chiamano nei posti, è meravigliosa la sensazione di non saperlo, di non sapere cosa dire, di non sapere cosa sentire, di non sapere nulla, ogni giorno svegliarsi, aprire gli occhi, vi sfido, domani mattina provate a svegliarvi, scendete giù per strada, la prima persona che incontrate, senza neanche salutarlo, guardatelo e ditegli: non lo so. Ma provate a farlo adesso, guardate la persona che avete a fianco, possibilmente una persona che non conoscete, ditegli: non lo so, provate. Aspetta, l'avete fatto? C'è qualcuno che si sta dilungando. Aspetta, adesso guardate quella stessa persona e ditegli: ti voglio bene anche se non lo sai. Prova. Scusate, ma questo luogo è un luogo dove si accolgono le persone che non lo sanno più. Arrivi a un punto della tua vita dove non lo sai più, non sai più cos'è il dolore, non sai più cos'è l'amore, non sai più cos'è, non lo sai, quello è il momento di fragilità. Pensate a un bambino piccolo, pensate che c'è in ognuno di noi quel ricordo di quanto era importante la fragilità, il non saperlo. Quando tu avevi 2 mesi, 3 mesi, non sapevi neanche come dire che stavi male, potevi solo piangere e avere la speranza che qualcuno in quella tua innocenza e fragilità si prendesse cura di te. Sapete qual è il seme e la grandissima lezione dell'accoglienza di quella fragilità? È il rischio che ci sia qualcuno che ti ami esattamente così come sei. La mia personale traduzione di questo primo gradino di conoscenza con Daniel mi rincuora molto, perché in fondo è quello che abbiamo provato a fare qui. E invece che aggiungere, cominciare a togliere. Il silenzio serve a questo, a liberarci di tutto quello che in qualche modo ci inquina senza che noi ce ne rendiamo conto. Rimaniamoci un attimo su questo, Daniel. Io, le grandi figure spirituali che ho conosciuto qui a Romena hanno tutte quante vissuto un'esperienza simile alla tua, cioè di silenzio e di meditazione integrale per lunghi periodi. L'abbè Pierre, fondatore di Emmaus, uno degli uomini che ha fatto della sua vita un'azione continua, ha una biografia che è impressionante, è morto a oltre 90 anni e fino all'ultimo continuava ad andare a occupare case a Parigi per denunciare il fatto che quelle case non potessero essere utilizzate dai poveri, ha creato il movimento di Emmaus, le persone che prendono i rifiuti della società, che vanno con i rifiuti ricostruiti a darsi una dignità. Un santo dei nostri tempi, il quale diceva: i 5 anni da cappuccino di silenzio sono stati fondanti per la mia vita attiva. Arturo Paoli, qui ci sono diversi amici di Luca che lo hanno conosciuto, diceva sempre che tutta la sua vita lui ha vissuto nelle favelas in Brasile, nel Sud America, per oltre 50 anni, tutta la sua vita nasceva dai mesi che aveva vissuto nel deserto senza poter avere in mano nemmeno un libro, lui che era un grande intellettuale. Anche tu in quegli anni non avevi la possibilità di leggere. C'erano delle regole, io sono stato figlio di una disciplina intensissima, per me l'intensità e la disciplina, sai, è la stessa cosa che io incontro nell'attività che faccio di accompagnamento al fine vita, accompagnamento al morente. Quando la persona si rende conto
lucidamente che sta morendo può avere la fortuna di comprendere come portarsi intensamente in ogni istante che gli è concesso. La disciplina è questa. Io ho avuto necessità di bruciare letteralmente, di avere... Per me disciplina non è stata però rigidità, costrizione, è stata passione, è stata dedizione, devozione, costanza, perseveranza, pazienza, umiltà. C'è stato un laboratorio incredibile di valori, ma in quegli anni le regole erano ferree. Io ho avuto bisogno di questo. La mia sadhana, la mia pratica meditativa era di circa 6 ore al giorno. Non ho potuto per i primi 5 anni leggere libri sulla spiritualità. Mi è stato chiesto questo tipo di disciplina perché non avrei dovuto farmi influenzare da nessuna fonte, neanche ispirativa esterna. Io dovevo essere figlio del silenzio, figlio della pratica, figlio dell'esperienza, figlio dell'accoglienza. Senza nessun punto di riferimento interno, buttarmi dentro me stesso e ascoltare la radice del dolore, la radice dell'amore, la radice semplicemente di ciò che c'era. E in quella intensità, in quel silenzio, perché per 11 anni comunque non ho, ho deciso di non trasmettere. Posso, devo purtroppo raccontare una storia perché ha squillato un cellulare, l'avete sentito tutti? Benissimo, ha squillato un cellulare. Questo è il mio karma, scusate se... Il mio karma che da 15 anni mi perseguita. Perché durante un convegno di oncologia ho fatto un voto che ogni volta che squilla un cellulare al mio convegno avrei raccontato questa storia perché purtroppo mi sta perseguitando. Ma va benissimo, non sto... Allora, è successo in un convegno di oncologia sul fine vita, perdona. È squillato un cellulare, io all'epoca ero molto meno gentile e quindi ho detto, per piacere spegnete i cellulari, stiamo parlando del fine vita. Neanche 30 secondi dopo ho squillato un secondo cellulare e io mi sono iniziato a alterarmi, ho detto, ma ve l'ho appena chiesto, cercate di essere gentili, spegniamo i cellulari. Neanche, ma avevo quasi finito di parlare, ha squillato il terzo cellulare e io ho detto, se squilla un altro cellulare me ne vado, e in quel momento squilla un altro cellulare. Ed era il mio cellulare. Allora, da quel momento ho fatto un voto, ho detto, siccome non mi guardo a me e guardo il mondo in questo modo, allora io da oggi questa storia, per fare un'espiazione, la racconto ogni volta che squillo il cellulare. E oggi vi ringrazio perché il mio voto, il mio fioretto è stato mantenuto. Stavo dicendo che sì, sono stato figlio del... Tuttora la mia sadhana, la mia pratica è molto intensa, nel senso che quando il mio corpo si sveglia la mattina, la prima cosa che faccio prima di entrare nel mondo è quella di occuparmi di un altro tipo di risveglio. Quindi attraverso la respirazione risveglio l'energia vitale, ossigeno il cervello, poi purifico le emozioni, guardo se c'è paura, ansia, rancore, impotenza, colpa, risentimento, rabbia e porto le emozioni, curo le emozioni affinché ci sia in me gratitudine, ci sia gioia, ci sia felicità, indipendentemente dalla condizione di partenza. Poi entro nella mente e attraverso il silenzio porto la mente in una fase contemplativa profonda, meditazione. Poi entro, do uno sguardo al passato e vedo se ci sono avvenimenti del mio passato. Ogni mattina bisognerebbe fare questo. Quindi purificare, integrare, perdonare ciò che resta ancora pendente, poi entro nella sfera spirituale, esistenziale, vedo se mi sento profondamente connesso con la vocazione e il significato più profondo della mia vita e solo dopo aver fatto tutto questo entro nel mondo, quindi do da mangiare al corpo e poi appunto porto l'intimità del mio sentire nelle scelte, nelle decisioni, nelle relazioni, nei progetti. Però questo è molto importante perché prima di far entrare il mondo entro in me stesso, mi inchino a ciò che sento, lo porto nel livello di purezza più profondo di cui sono capace quella mattina, mi dono completamente alla vita, lascio spazio solo alla vita e poi porto questa esperienza di silenzio appunto nel mondo. E la mia disciplina, quegli anni sono stati fondamentali, il non aver letto soprattutto libri sulla spiritualità mi ha permesso di avere un approccio completamente differente, perché quando ho iniziato a leggere avevo un filtro di discernimento che era figlio delle esperienze, quindi questo mi ha aiutato moltissimo. Però vi ripeto, questa è stata la mia esperienza, potrebbe non andar bene a un'altra persona, infatti non propongo quella mia stessa esperienza perché altrimenti farei quello che molti genitori fanno con i propri figli, magari hanno fatto un percorso che non li ha portati da nessuna parte, però siccome alcune cose hanno funzionato deve andare bene necessariamente, non permettono ai propri figli di essere eretici, di essere liberi in se stessi. E invece per me, che probabilmente a quell'epoca credevo che libertà volesse dire anarchia, cioè fare tutto quello che mi saltava in testa, poi grazie a questa esperienza ho compreso, almeno per me, che la libertà invece è figlia della disciplina, della capacità di non essere il prodotto di meccaniche di compensazione di inconsapevolezza.
Però quello che posso dirti è che quegli stessi strumenti, seppur nobili e utilizzati per autorealizzarsi al di là della presenza di un ego, della sensazione di essere separati, sono degli strumenti che come effetti collaterali hanno invece un impatto enorme sulla capacità di processare, di guarire il dolore, di liberarci dalla sofferenza e di impattare molto positivamente sulla salute, sul benessere, sulla qualità della vita, e sono oggi alla base di tantissime pratiche cliniche, mediche, e sono corroborate da una solidissima base scientifica. Quindi quello che 5.000 anni fa queste tradizioni antiche hanno donato all'umanità, che ha attraversato periodi di crisi, di sconvolgimenti epocali, ambientali, storici, politici, sono sopravvissute nel corso dei millenni, e grazie a Dio oggi le neuroscienze dimostrano come questi approcci sono fondamentali nella vita dell'essere umano. E voglio solo dirvi che la spiritualità, non intesa come religione, intesa come tutto ciò che ci avvicina al significato profondo della vita, non come credo, ma proprio una spiritualità laica, è un costrutto scientificamente quantificabile ed ha un'incidenza enorme, veramente enorme, su salute, benessere e qualità della vita. Quindi è un elemento imprescindibile nell'esperienza umana. Silenzio e meditazione, dunque, per riappropriarci di quello che siamo e che abbiamo smarrito, oppure che non riusciamo a riconoscere, tempestati come siamo di informazioni. Il silenzio ci aiuta a sgombrare le informazioni inutili. E poi però c'è il passaggio che tu hai anticipato all'inizio, che è proprio centrale nella tua vita, il passaggio alla comprensione delle ferite, al dare un valore alle ferite, a immergerti attraverso un dolore, tu mi hai detto è stato molto grande, non so se ce ne vorrai parlare, e attraverso quel dolore comprendere l'importanza della fragilità e il senso del perdono. Ecco, vorrei che tu ci portassi dentro questo secondo aspetto così fondante del tuo cammino. Allora, io ero arrivato a un punto che quella disciplina, io ho approcciato la spiritualità all'inizio da un punto di vista molto elettrico, quindi per me entrare dentro me stesso voleva dire avere una forza di volontà, una fermezza, una determinazione, una lucidità. Mi sono totalmente focalizzato sulla capacità di trasformare gli stati mentali e quindi credevo di aver raggiunto qualcosa, e in effetti in quel periodo avevo un dominio molto profondo su quelli che erano i miei vissuti, però rifiutavo la debolezza profondamente. La mia spiritualità era così, era composta da questi elementi quasi inumana rispetto alle emozioni, ero molto distaccato. E poi ci ha pensato la vita, mi ha fatto passare il periodo, cioè ho passato il periodo forse più difficile, quasi il più difficile fino adesso, perché mi sono ammalato, il mio corpo si è ammalato e quindi mi sono sentito molto debole, è entrata una depressione molto profonda e non riuscivo più mi sforzavo di uscire da quella condizione e più peggioravo. Era una sensazione di impotenza incredibile, di frustrazione, di solitudine, anche perché è stato paradossale, ma nel momento esatto in cui nella mia vita avevo più bisogno di aiuto, tutti i miei amici sono spariti. Sembrava che io fossi un appestato. Cioè, ero pesante, evidentemente ero pesante, non mi reggeva nessuno, però nessuno mi voleva semplicemente. E lì ho vissuto un senso di abbandono, di solitudine, mi sono sentito profondamente sbagliato, ho sentito che la mia presenza non era gradita, mi hanno licenziato, mi hanno rescisso il contratto che avevo all'università, ho dovuto chiudere un centro di formazione, ho detto mio Dio, ma è possibile che io sia così sbagliato? E più meditavo, la meditazione mi aveva sempre dato pace, e più meditavo più finivo le meditazioni veramente arrabbiato, frustrato, perché tutto quello che avevo dentro affioriva, si manifestava, perché la meditazione ti permette di sentirti innanzitutto. E lì, quando ero nel massimo del dolore, questo instant karma, quando ero nel massimo del dolore, ho fatto una delle cose che non avrei mai immaginato di poter fare. Cioè, mi sono chiuso nella mia stanza di meditazione, ho oscurato tutto, mi sono seduto e ho iniziato a dire grazie.
ho detto grazie al dolore, ho detto va bene così, e per sempre, grazie. Ho detto, non... ho detto grazie alla confusione, grazie alla solitudine, e lì in quella fragilità è accaduto un miracolo, cioè mi sono reso conto che io della vita rifiutavo queste cose, rifiutavo la morte, rifiutavo la fragilità altrui e mia, non avevo mai iniziato a viverla la vita, mai, ho iniziato a piangere e a perdonarmi perché non ero stato capace. Sai, quando tu senti qualcosa, indipendentemente da cosa senti, puoi decidere se rifiutarlo, se condannarlo, quello è un aspetto di te. Io ero a cena proprio a Firenze, c'era Guido Alberto Bormolini, dei ricostruttori, tanti amici dotti, tutti bravissimi, e forse c'era anche Simone Tani che è qua, non mi ricordo se era la stessa cena, però a un certo punto Guido Alberto ha iniziato a dire, ha citato l'Apocalisse, credo, e ha detto qual è la più grande delle menzogne, e si è acceso il dibattito, qual è la più grande delle bugie, la più grande delle menzogne, e tutti stavano dando il loro parere, poi è arrivata a me la parola, e quando mi fanno una domanda importante, io ho sempre una regola, chiedilo all'ultimo. Io mi guardo intorno e dico, nella mia mente, chi è l'ultimo qua presente? Chi è l'ultimo? Io ho guardato in quell'ambiente e ho visto un ragazzino di 20 anni, un cameriere extracomunitario che sembrava appena arrivato. Ho detto, questo è l'ultimo degli ultimi. Ho detto, scusa? Lui si è avvicinato, gli ho detto, vorrei chiederti dell'acqua, potrei farti una domanda? Lui mi ha detto, sì, prego. Gli ho detto, qual è la più grande delle menzogne? E lui mi ha guardato come a dire, ma questo è matto. E gli ho detto, no, guarda, scusa, te lo chiedo col cuore, qual è la più grande? E lui mi ha detto, te la posso portare? Gliela posso portare prima l'acqua? Va bene. È andato dentro, poi è tornato e ha confessato che era entrato in Google e aveva messo la più grande menzogna, però gli era uscito solo il film La grande menzogna. Allora dice, vabbè, ci ho pensato un attimo e ha detto, la più grande delle menzogne per me è la parola. E cala il silenzio nella tavolata. E gli ho detto, ma perché? Perché nel momento stesso in cui tu pronunci parola mi ha detto, tradisci la vita, tradisci te stesso perché cerchi di definire qualcosa che non è definibile. Io sono rimasto a bocca aperta, e questa è una regola che utilizzo sempre, chiedi all'ultimo, perché la verità è ovunque. E vi faccio una domanda, chi è l'ultimo adesso, qui, dentro di te, dentro? Chi è l'ultimo? Qual è il pensiero, la solitudine, la fragilità che tu stai nascondendo? Qual è l'ultima parte di te? Qual è quel mendicante, quell'assassino, quel pedofilo, quel ladro che tu nascondi dentro? Quella parte così oscura, quello è l'ultimo. Chiedi a quello, perché è lui che ha le risposte. È quella parte di noi che ha bisogno di attenzione, di cura e di amore. Noi siamo di solito il prodotto reattivo di un mondo esterno. Ci arrabbiamo perché gli altri fanno o non fanno qualcosa, dicono o non dicono qualcosa, hanno o non hanno qualcosa, ma... questa non è vita, è il prodotto reattivo di un qualcosa che non ci appartiene davvero. Se noi vogliamo essere empatici, dobbiamo innanzitutto essere empatici, dentro, profondamente dentro noi stessi. Quindi la domanda che mi faccio spesso è questa, qual è la parte più fragile di me? Mi siedo con quella parte lì, la guardo, la sento, gli do spazio, senza giudizio né desiderio di cambiarla, e gli faccio le domande più importanti, chiedo all'ultimo. Ecco, io ho potuto verificare realmente, le parole del Vangelo sono vere, gli ultimi saranno i primi, se tu li metti al primo posto, accade un miracolo dentro di te, attingi a fonte di saggezza che di solito cerchi nell'eccellenza, ma l'eccellenza è nell'umiltà di chiedere alle parti dimenticate di esprimersi, di insegnarci, di guidarci. Per me è stato così quando ho iniziato a ringraziarle quelle parti lì, in quella stanza, perché mi hanno dato la possibilità di perdonare quelle rigidità, quel rifiuto della vita che così profondamente mi avevano guidato e che erano fonti di una sofferenza che io attribuivo all'esterno. In quel momento ho iniziato a perdonare anche il fatto di aver rifiutato la presenza della morte e della malattia. E lì ho iniziato a piangere e ho iniziato a rinascere. È stato lì che la mia vita, proprio grazie alla fragilità, ha fatto un giro di boa. Forse ci devi aiutare a penetrarla un po' di più questa parola perdono, perché è il vero motore di gran parte delle tue attività e dei tuoi incontri. Tra l'altro mi raccontavi che percorsi sul perdono che fai con tanti gruppi in giro per l'Italia e anche oltre, li fai però anche con quei gruppi di persone molto speciali con cui vieni più spesso in contatto, cioè persone che stanno vivendo l'ultima fase della loro vita, persone che si trovano in carcere, e anche con i giovani, con i ragazzi in età scolare. E allora facci capire
E quindi se lo fai con tutte queste categorie di persone lo puoi fare anche con ciascuno di noi. Che cosa significa questo percorso sul perdono? Poi faremo una, nella meditazione magari facciamo una piccola esperienza, perché altrimenti io posso dirvi questo, che il perdono noi lo portiamo in tanti ambienti come associazione di volontari nelle carceri, siamo in 17 carceri italiane, in molti ospedali, tra cui anche proprio Careggi e Meyer qua vicino, oppure nelle scuole. Quello che posso dirvi è che in questi anni ho maturato un'esperienza di perdono che mi ha permesso di ridefinire l'esperienza, l'idea di perdono. Per esempio, perdonare non vuol dire dimenticare, al contrario, perdonare è svuotare del significato che crea sofferenza il ricordo, purificarlo, santificarlo, quindi non è dimenticare. Voi sapete che quando nel nostro cervello si forma un ricordo, si crea una sinapsi tra due neuroni, quella stessa strada, lo stesso tracciato che contiene il dolore. La buona notizia è che gli stessi neuroni possono trascrivere, riscrivere quell'esperienza, e tu attraverso quell'esperienza puoi comprenderne il dono e il significato. Per esempio, quanti irrisolti ci sono nella tua vita? Se tu pensi a una crisi molto profonda e ti fai la domanda, ad esempio, qual è il dono di questa crisi? Cosa mi ha insegnato? A partire da quella crisi sono riuscito a sviluppare che tipo di virtù? Pazienza, costanza, questo tipo di virtù riesco ad applicarle quotidianamente nelle mie scelte, nelle mie decisioni, onorando e trasformando quella crisi in un qualcosa di realmente operativo nella mia vita. Questo è un percorso, ad esempio, di perdono. Ma perdonare non vuol dire neanche giustificare. Molte persone non perdonano perché dicono io non voglio giustificare quello che tu hai fatto. Ma perdonare non vuol dire giustificare, al contrario. Vuol dire comprendere che dietro quella violenza, che dietro quella rabbia c'è una richiesta di amore, una mancanza di consapevolezza, un percorso profondamente empatico. E infatti in un processo di perdono una delle aree cerebrali che viene stimolata è il precuneo, che tra le altre abilità sviluppa la capacità di metterti nei panni dell'altro e quindi di capirne le ragioni profonde. Dietro quella rabbia magari c'è una richiesta di amore, di solitudine. Tanta gente reagisce attaccando perché si sente debole, ma noi non comprendiamo. Non abbiamo la capacità di comprendere dietro la superficialità. Però la buona notizia è che possiamo allenare il cervello, e il perdono è un allenatore straordinario che ci permette di sviluppare il lobo prefrontale, la corteccia parietale inferiore, che sono tutte aree del nostro cervello che una volta stimolate ci danno per esempio la capacità di comprendere come una crisi un'opportunità, o come la fine di una grandissima relazione un momento di grande rinnovamento, come una morte una rinascita. Possiamo fare un allenamento a questo tipo di felicità. Molte persone credono, non credo in questo luogo, che il perdono sia un atto di debolezza. In una società patriarcale, competitiva, per esempio io sono nato e cresciuto in Sardegna, il primo libro che ho scritto per la Mondadori aveva il titolo La cura del perdono. In Sardegna... E quindi quando ho presentato il libro, una delle storie del libro era di Eva Cannas. Eva Cannas è una grandissima donna sarda, gli hanno freddato i due... fratelli sotto casa per una faida a Mamoiada, e quindi mi ha invitato a fare la presentazione a Mamoiada, consapevoli tutti del fatto che la persona che aveva freddato queste persone era a piede libero. Quindi immaginate la sensazione mia. Vabbè, sono andato lì, ma prima di andare mi sono fermato a Nuoro, l'entroterra sardo, bello duro e anche però ricco di tradizioni, e ho incontrato un amico che non vedevo credo da 10 anni, 15 anni, qualcosa del genere, e lui mi ferma e dice: ma come mai sei qua? Gli ho detto: guarda, devo presentare il libro. Ma davvero? Ho detto: sì, l'ho pubblicato come Mondadori, ma dai, che fortuna, di cosa parla il libro? E gli ho detto: di perdono? Mi guarda e mi dice: ma perché sei omosessuale? Ma te lo giuro. E io ho detto: sta scherzando. Poi l'ho guardato e ho detto: no, non sta scherzando. Cioè ci sono dei pregiudizi allucinanti, perché questa, noi viviamo in una società iperperformante, competitiva, sicuramente patriarcale, che crede, ha mal interpretato il concetto darwiniano di sopravvive il più adatto, l'abbiamo interpretato con sopravvive il più forte, in termini positivi, fisici, psicologici ed economici. Ma in realtà la vita è regolata da processi di interdipendenza, di interconnessione, siamo tutti interconnessi. Voi sapete che se non ci occupiamo del dolore altrui, ti dico solo una cosa, uno studio bellissimo, pubblicato nel 2021 dal Psychological Bulletin, una delle riviste più importanti di psicologia al mondo, è una meta-analisi su 350.000 individui a cui hanno misurato l'impatto delle abilità prosociali, e questo luogo è un prodotto delle abilità prosociali. Abilità prosociali vuol dire abilità, volontariato, gentilezza, prendersi cura del prossimo. Queste sono abilità prosociali che hanno un'incidenza, per chi ce le ha più sviluppate, abbassano il rischio di mortalità
del 60%, l'aspettativa di vita dal 20 al 40% viene potenziata, incide su espressioni geniche come il CTRA collegate allo stress, cioè il tuo sistema immunitario reagisce meglio, perché noi siamo una delle specie caregiver più importanti del pianeta, siamo stati biologicamente costruiti per prenderci cura degli altri e non lo vogliamo ammettere. Crediamo che sia, sapete perché crediamo sia la competizione? Perché abbiamo paura di non farcela, come ho detto prima. Paura di non essere degni dell'amore e di non poterci, abbiamo superato quel periodo. Siamo la specie più tossica che esiste nel pianeta. È allucinante questo fatto. Stamattina commentavo il fatto che noi stiamo andando a cercare l'acqua su Marte e non siamo capaci di portare l'acqua a chi sta morendo di sete in questo pianeta. Per me questa non è intelligenza, non è una forma di intelligenza. Ma scusa, di cosa stavamo parlando? Mi sono perso un attimo. Qual era? Ah, il perdono, scusate, perdono. No, quindi perdonare è un atto di coraggio, corabeo, avere, sentire, pensare attraverso il cuore. Il perdono è un atto di coraggio in cui ti rendi conto che l'altro è un aspetto di te. Sapete, uno noi abbiamo sviluppato in questi anni di ricerca un percorso che poi ha dato vita alla Scuola Internazionale del Perdono e alla Giornata Internazionale del Perdono che abbiamo fatto al San Magno, con Don Francesco tra l'altro. Bellissimi esempi, Mandela, 27 anni torturato in carcere, perdona i propri aguzzini, perdona se stesso, esce, sale al governo, poteva pulirli tutti, vendicarsi, invece ha chiamato alcuni di questi a governare con lui e facendo in questo modo ha evitato la guerra civile, guarito se stesso, guarito l'odio negli altri, fecondato la coscienza di milioni di persone. L'atto che nasce dall'intimità di una persona che decide di non odiare e di risolvere. Guardate la potenza del perdono. Però perdonare non vuol dire, se io vi dovessi chiedere perché perdonare, qualcuno per liberarmi, qualcuno perché così mi avvicino a Dio, non è vero nulla. Perdonare vuol dire perdonare, non c'è nient'altro. Vuol dire che se tu rendi il dolore e l'amore un'occasione per donare ciò che senti, per rendere dono ciò che senti e dono te stesso. Guardate, proviamo a ragionare. Se una donna violentata, sapete quante ne accogliamo nella scuola del perdono, che si attacca a quella sofferenza, a quella violenza, e rende il suo violentatore protagonista della sua vita, dandogli potere, e sceglie di essere legato a quella persona attraverso il cordone dell'odio, del risentimento, dell'impotenza, della colpa, rovina la sua di vita. Che non vuol dire giustificare ciò che è accaduto, vuol dire guarire ciò che sento rispetto all'accaduto, liberare quei cordoni dell'odio. Altrimenti tu rimani attaccato a quel dolore e soffri perché rimani attaccato al dolore. Lo stesso accade nell'amore. Se tu ti attacchi all'amore, trasformi l'amore in possesso, in ossessione. Lo trasformi in qualcosa che l'amore non è. Se tu doni quel dolore diventa un dono. Quando tu doni la tua fragilità, doni la tua impotenza, doni, ne fai dono, lo condividi, lo accogli, lo ami, lo ascolti, lo curi, diventa non solo guarigione per te, ma esempio e guarigione per gli altri. È sempre così, guardate, questo luogo è esattamente questo. Testimonianze che sono state capaci di trasformare quel dolore in un dono, e quella testimonianza ha guarito tantissime altre persone, dato forza a tantissime altre persone, perché nella fragilità c'è il seme della forza. Lo stesso accade con l'amore, lo stesso identico. Il perdono è la capacità dell'essere umano di trasformare dolore e amore, tutto ciò che accade nella vita, in un dono. È una caratteristica intrinseca ed è quello che veramente fa la differenza nella nostra vita. È da molto tempo che non la racconto questa storia, però mi piacerebbe condividerla oggi, perché l'ultima volta l'ho raccontata proprio a San Magno. Ed è una storia che mi ha colpito personalmente, perché è uno dei tanti accompagnamenti al fine vita che ho fatto, ma brevemente è accaduto questo, che 9 anni fa, il giorno del mio compleanno, che è il 19 di settembre nel caso qualcuno voglia contribuire quest'anno agli auguri gentilmente, mi ha chiamato un amico regista spagnolo, Daniel Hernandez, che ha fatto dei documentari, dei film bellissimi, tra cui l'unico film documentario esistente sulla vita di Paco de Lucía, e mi ha detto: io volevo farti gli auguri, e in perfetto suo stile, era incredibile. Mi ha detto: però guarda, sto morendo, ed è vero, ho un tumore al pancreas, mi hanno dato meno di un mese di vita, ti voglio chiedere un regalo per il tuo compleanno, da fare a me però tu. Mi ha detto: voglio morire in pace, per piacere vieni, accompagnami tu alla morte, perché attraverso il perdono e la meditazione voglio liberarmi da quello che resta nella mia vita che non è risolto. E io gli ho detto: aspetta un attimo, fammi meditare. La sera ho meditato e ho deciso, ho disdetto tutti gli impegni lavorativi, sono partito, sono rimasto quasi 20 giorni con lui,
abbiamo iniziato a percorrere attraverso il perdono tutti gli avvenimenti che creavano sofferenza nella sua vita, incluso il cancro. C'è una tecnica molto importante che si chiama perdono a specchio, dove tu perdoni una persona o una malattia, poi ti metti al posto di quella persona, senti di essere la malattia, di essere il cancro e perdoni te stesso, perché quel cancro lo rifiuti, perché quel cancro lo condanni, perché lo giudichi e liberi tantissima sofferenza, tantissima. E più andavamo avanti, più lui si deteriorava nel fisico e fioriva spiritualmente. E poi circa, credo una settimana o quattro giorni prima di morire, prima di richiamare la sua famiglia, ci siamo salutati e lui quella sera mi ha guardato nel silenzio e mi ha detto che, Daniel, non sono mai stato così felice nella mia vita. E io gli ho detto wow, ma di che felicità mi parli? Non deriva dalla salute, da quello che hai. Gli ho detto, fra poco saluterai tua figlia di 8 anni e tuo figlio di 12 anni. Che cos'è questa felicità? Ho detto, per favore, sii un maestro nella tua morte, perché... E lui mi ha detto, io mi sono reso conto adesso che sono vivo. Mi sono reso conto solo adesso che sono immerso nell'amore, che ogni istante... c'è un'urgenza di amare incredibile, che ogni istante è un miracolo, che tu sei un miracolo, la tua presenza, il respirare insieme, essere qui, ogni istante è ancora concesso. Lui aveva tolto quel velo di cecità e si era reso conto che noi siamo, ma voglio dire, ma vi rendete conto? Tutte le persone presenti in questa sala, tutte, sono quei tra i pochi esseri umani che possono permettersi il lusso di comprarsi le medicine, di studiare, di avere l'acqua calda a casa, di poter mangiare 3 volte al giorno, eppure troviamo il tempo di lamentarci. Abbiamo una tossicità mostruosa nella mente. Di solito i momenti in cui prendiamo consapevolezza di quanto era bello stare bene e non ce ne rendevamo conto, è quando la perdiamo quella condizione. Dici, cavolo, non ne ho approfittato, non ho onorato. Noi dovremmo svegliarci ogni mattina tutti qui dentro e danzare di gioia, perché abbiamo ancora delle persone che amiamo e sono lì, perché non ci svegliamo e diciamo grazie, mamma, se avete ancora la mamma, dici, mamma, grazie, oppure chiama un amico, perché mi stai chiamando? Per dirti grazie, ma sei impazzito, dici, sì, guarda, volevo solo dirti grazie, e in quel momento è stato bellissimo perché lui mi stava ringraziando, capite? Mi stava dicendo grazie, ma non grazie perché l'avevo aiutato, grazie per esistere insieme. Grazie per il silenzio, grazie per quel respiro, grazie. Era entrato nella frequenza dell'amore, del riconoscere il miracolo in cui siamo immersi, che si chiama vita, esistenza. Poi mi ha guardato, ci siamo guardati in silenzio, io credo per 20 minuti, sapendo, io ero nella porta di casa, io sapevo che era l'ultima volta. E ci siamo guardati con un'amicizia, una profondità che è un'amicizia in vita, un'amicizia in morte, un'amicizia nel dolore, un'amicizia nell'amore, una fratellanza, una sorellanza. E poi l'ultima parola che mi ha detto è stata cuentaselo, che in spagnolo vuol dire raccontaglielo. Io vi ringrazio perché oggi mi state permettendo di mantenere fede a questa promessa. Ho 2 ultime domande, la prima è proprio necessaria per almeno percorrere tutti quei gradini essenziali di conoscenza con Daniel. Abbiamo parlato di silenzio e meditazione, di perdono, c'è una parola chiave nella tua vita degli ultimi anni che è anche piuttosto sorprendente, perché in questo tempo di grandi frastuoni, per cui sembra che dobbiamo comunque, se vogliamo, impegnarci a fare chissà cosa o comunque a mettere in atto energie imponenti, tu hai scelto una parola molto delicata, molto sottile, molto lieve, sembra un atteggiamento fragile, e cioè la parola gentilezza. Ecco, facci entrare un po' dentro questa parola e perché per te è stata così importante, è così importante in tutte le attività che fai. Allora, è successo l'inaspettato, perché qualche anno fa mi telefona c'è stato un convegno di neuroscienze e mi hanno invitato a parlare di meditazione per i processi di invecchiamento e di longevità, e lì ho conosciuto la professoressa Immaculata De Vivo, che è una genetista del cancro di Harvard, uno
Lei appartiene al 2% di scienziati più importanti che abbiamo al mondo, è veramente un luminare della scienza e infatti è una delle direttrici della Harvard Medical School. Ci troviamo subito in grandissima sintonia, subito. Il nostro compito è stato, nei libri che abbiamo scritto, quello di dare da parte mia un cuore alla scienza e da parte sua un cervello alla spiritualità. E lei mi ha proposto di pubblicare un articolo dal titolo Biology of Kindness, un articolo scientifico, Biologia della gentilezza. E l'articolo trattava dello studio per 4 anni di un gruppo di donne che ogni giorno doveva praticare una forma molto speciale di meditazione sulla gentilezza, la Loving Kindness Meditation, una tecnica di meditazione basata sulla gentilezza. Ebbene, i risultati sul DNA di queste persone sono stati sconvolgenti, perché a parità di dieta, di età, di tutta una serie di parametri, effettivamente alla fine di questi 4 anni i telomeri, che sono i cappucci dei nostri cromosomi, che sono quelle parti di DNA modificabili, la scienza li utilizza come biomarcatori di longevità, cioè meglio sono conservati e più a lungo vivi. E attenzione, se prima pensavamo che nella genetica fosse scritto il nostro destino, poi l'epigenetica ha dimostrato che a seconda del tuo stile di vita, a seconda delle relazioni tossiche, della qualità delle tue emozioni, del cibo, di tutta una serie di cose, i telomeri si usurano prima o dopo e tu campi di più, campi di meno, ti ammali di più, ti ammali di meno. Quindi ha restituito il destino nelle nostre mani. Ebbene, queste donne, effettivamente, questo gruppo di donne, dopo 4 anni, praticando la gentilezza, avevano i telomeri significativamente meglio conservati. Questa pubblicazione ha sconvolto il mondo della scienza, perché ha dimostrato che caratteristiche reputate debolezze erano invece evolutivamente significative per la sopravvivenza dell'essere umano nel pianeta. Ha detto che la gentilezza, la neuroscienza, è una medicina naturale, e questo è fortissimo in una società basata sulla competizione. Anche perché, guardate la bellezza, la gentilezza viene come parola etimologicamente, la prima ragione per cui abbracciare la gentilezza è che viene dalla gens romana, che era una famiglia nobile dell'antica Roma, i cui membri di appartenenza avevano dei doveri di assistenza, di amore, di empatia, di compassione, di protezione, di cura, gli uni verso gli altri. Quindi pensate cosa vuol dire in una società come la nostra, dove molto spesso il consenso, il senso di appartenenza, il senso di identità vengono creati a partire dalla creazione di un nemico, quantomeno di un colpevole. Lottiamo contro quello, quelli sono i cattivi, questi sono i buoni, questa è la frattura percettiva che viviamo. Immaginate la provocazione imprescindibile sociale di parlare di gentilezza, cioè della capacità, e questo luogo ne è un esempio, di creare identità a partire dalla tua capacità di prenderti cura dell'altro, nel dolore e nell'amore. È una rivoluzione pazzesca, pazzesca. E in più ha delle solidissime basi neurobiologiche, e in più la gentilezza, la compassione, l'empatia, il perdono sono tutte caratteristiche reputate femminili, non sto parlando di differenza di genere uomo-donna, la femminilità presente anche nell'essere umano maschile, che ha una forza trasformativa che abbiamo sempre non solo non considerato ma denigrato come società. Immaginate che oggi la scienza ti dice: no, guardate, senza questa caratteristica ti ammali, senza questa caratteristica ci estinguiamo come specie. Ma vi rendete conto della potenza di un messaggio di questo tipo? E in più gli studi sono andati avanti, e che cosa abbiamo trovato? Esplorando che ci sono delle ragioni oltre che evolutive nella gentilezza, perché la gentilezza come il perdono sono tutti valori ponte che creano tra di noi la consapevolezza che dalla tua felicità dipende la mia felicità, che dal tuo benessere, dalla tua salute dipende la mia salute. Faccio sempre un esempio, che è una ricerca di Harvard che ha dimostrato che gli studenti che dormivano con gli strumenti che avevano indici di ottimismo, di felicità, di gentilezza superiori, venivano contagiati. In 2 mesi e mezzo anche loro venivano contagiati positivamente. La stessa cosa accade per la depressione. Se tu vivi con una persona depressa, verosimilmente, se non hai strumenti, dopo 2 mesi e mezzo inizi a presentare i primi sintomi di depressione. Quindi questo vuol dire che proprio l'aspetto invisibile, che non curiamo, l'aspetto dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, è quello che conta di più nella nostra vita. E l'ultimo dato che voglio darvi sulla gentilezza è che è un muscolo, si può allenare. La cosa più sconvolgente è che stanno pubblicando, ieri ero dalla Giunti, perché abbiamo creato il primo test psicometrico sulla gentilezza per misurare l'impatto della gentilezza nella produttività delle imprese. Il Gallup ha pubblicato un documento che ha dimostrato che solo negli Stati Uniti, la presenza di un ambiente lavorativo compassionevole, che genera fiducia, basato sulla gentilezza, migliora la performance lavorativa dei collaboratori del 200%, e che quando questo
è assente solo negli Stati Uniti, c'è una perdita annuale dai 450 ai 550 miliardi di dollari per assenteismo, turnover e licenziamento. Questa è la potenza di questo valore dimostrato anche in termini economici. Quindi nel caso le ragioni che vi ho dato non vi abbiano convinto, per me personalmente sono molto convincenti, io vi suggerisco e vi sfido a partire da oggi stesso, ogni giorno, ad avere un quaderno della gentilezza e a compiere quattro atti di gentilezza. Il primo, il più difficile, siate gentili con voi stessi, gentili con il vostro dolore, gentili con i vostri ritmi, gentili con le vostre necessità, non del vostro ego, con le necessità dello spirito, dell'anima. Due, con un'azione di gentilezza nei tuoi confronti, un'azione di gentilezza verso il prossimo, ogni giorno. E qua, piccola parentesi, finché fai un'azione di gentilezza verso chi ami, voglio dire, non è che sei tanto coraggioso. Poi fai un'azione di gentilezza verso una persona neutra e qui rompi le tue logiche di convenienza. E va bene, qua siamo tutti abbastanza ben allenati, credo. Ma il capolavoro è quando sei gentile e non perderti questa opportunità con chi credi di essere il tuo nemico, con chi ti sta facendo apparentemente del male. Quello è un capolavoro ed è una grandissima medicina naturale. Quindi, gentili verso voi stessi, noi stessi. Due, gentili verso gli altri. Tre, gentili verso gli animali e le piante, per ricordarci la fratellanza di tutte le forme di vita, San Francesco. E poi gentili verso il pianeta, che è una casa unica in tutto l'universo. Ultimissima domanda, poi ci avvieremo verso il prato e Daniel sarà ancora con noi e vivremo insieme un momento di meditazione guidato da Daniel. Allora la domanda è questa: ma tu cosa puoi fare per me? Cosa puoi fare per lei, per lui? Cioè, tante persone seguono i tuoi incontri in presenza, online, leggono i tuoi libri. C'è veramente, parlavo prima di punti luce, no? un forte seguito di persone che in qualche modo si sentono aiutate da te. Allora tu cosa puoi fare per ciascuna di queste persone di cui ti assumi anche una responsabilità? E in che modo questa responsabilità diventa una capacità di quella persona in qualche modo di cambiare se stesso e non una dipendenza rispetto alle cose che tu gli hai detto, che è sempre il rischio, no? Che c'è in questi casi, quando c'è una figura importante, no? Che vai a seguire o a ascoltare, il rischio che in qualche modo sia quella persona a fare il movimento che dovresti fare tu. No, innanzitutto vorrei farvi una domanda. Se io, mentre sto parlando adesso, le cose che ho detto, hai ascoltato le mie parole o hai sentito te stesso attraverso le mie parole? Perché io cerco di stare molto attento a che le persone non seguano me, ma attraverso la mia presenza e io attraverso la loro presenza, il loro dolore, il mio dolore, la mia felicità e la loro, possiamo, siano strumenti, onorare la presenza altrui, vuol dire che quella persona ti porta alla capacità di sentirti, di vederti, di ascoltarti, cioè ti porta a te stesso. Ma voi vi rendete conto che una delle cose incredibili che mi ha sempre affascinato è questo. Guardate, ogni volta mi affascina questa cosa. Provate a toccare la persona nella spalla, provate a toccare la persona che avete a fianco. Dice, ma sto Daniel è un rompiscatole della Madonna, ero qua a ascoltare, mi fa fare, guardare, non lo so, ero qua tranquillo. L'avete toccato? Ok, adesso staccate la mano, per piacere toccate consapevolmente e con gentilezza quella persona. Ci siete? Rimanete in contatto? Rimanete in contatto? Adesso ti chiedo, metti attenzione nel significato di quel contatto. Quando tu tocchi una persona, cosa accade in te? Stai toccando per sentirla oppure la stai toccando in questo momento per trasmetterle calore, pace, presenza, una carezza oppure stai ascoltando il suo stato? Toccarla, cosa vuol dire? Stai toccando il suo dolore? Stai ascoltando? Stai cercando di spingerla, di guarirla? Qual è la tua intenzione profonda? Pensate l'importanza di ogni gesto. Con che spirito lo stai abitando? C'è gentilezza? C'è empatia? Stai accogliendo qualsiasi cosa sentirai? È un mistero? È un miracolo quella persona lì? È un'espressione della divinità? Che cos'è toccarla? Che cos'è sentirla? Adesso ti chiedo, prendi coscienza
e tu non stai sentendo quella persona, stai sentendo la sensazione che quella persona sta provocando nella tua mano. Non è la persona che stai sentendo. Quella persona, quella presenza ti permette di sentirti attraverso la sua presenza, il suo dolore, il suo amore, il suo calore, la sua vita, ti sta permettendo di sentire la tua presenza e soprattutto sentire la tua solitudine. Solo quando tu ammetterai che non potrai mai arrivare all'altra persona, mai, ma potrai solo sentire la tua solitudine attraverso di essa. E quando lei farà la stessa cosa, in quella solitudine ci sarà fratellanza, in quella solitudine ci sarà amore, nell'amore e nell'accettazione della infinita solitudine ci sarà incontro. Nella morte c'è nascita, nell'amore c'è dolore, e quando tu ami una persona ci sarà un momento in cui il dolore farà parte di quell'amore, in un modo o nell'altro, magari nel momento della morte, ma il dolore è parte dell'amore così come la morte è parte della vita, non c'è separazione se non nella tua mente. Vi rendete conto? Adesso guarda un momento quella persona che stai toccando e dille semplicemente luce della stessa luce. E dille semplicemente grazie. Adesso rispondo. Ok. Aspettate. Guardate un secondo, non perdete quel contatto, per favore. Questo è quello che accade quando io condivido semplicemente me stesso con le persone. Non ho nessuna intenzione di guarire nessuno, non voglio cambiare il mondo. Io voglio ascoltare insieme a te e amare ciò che sentiamo, questa è la mia unica intenzione. E in quella necessità di condivisione senza tenere per me nulla, in quello svuotarsi, io non so cosa accade, però accade il miracolo che c'è pienezza, che c'è fratellanza, che c'è sorellanza, che c'è guarigione. Io non voglio nulla, non ho nessuna pretesa, io voglio ascoltare e amare ciò che c'è. Voglio ascoltare e amare ciò che c'è. Per me questa è fratellanza. Quando c'è una persona che mi chiede aiuto, io non ho la pretesa di aiutarlo, io so che quella persona mi aiuterà. Quando entro nelle carceri, io non chiedo ai detenuti di perdonare, faccio un cerchio, gli manderò un piccolo documentario, faccio un cerchio con i detenuti e gli chiedo il permesso di guardare ognuno di loro negli occhi e io gli chiedo perdono. Io li guardo e gli dico, io ti chiedo perdono. Sapete perché lo faccio? Perché quando io gli dico io ti chiedo perdono, loro vedono in me la persona che hanno ucciso, il figlio che non possono vedere, lo Stato che li sta punendo anziché cercare di capire la radice del loro dolore, perché preferiamo condannare ciò che non capiamo piuttosto che cercare di capire cosa quel disagio rappresenta in noi, perché ogni persona che entra in un carcere il fallimento è collettivo, è di un sistema educativo totale, e più tu non vuoi vedere, più vuoi buttare quelle persone lì dentro, gettare la chiave, più quella cosa lo stai facendo con ciò che quella persona rappresenta di te, con la tua fragilità, con la tua violenza, che sono le cose che hanno più bisogno di cura. Quando io gli chiedo perdono, sto guarendo me, i carcerati aiutano me, le persone che chiedono aiuto aiutano me, non sono io che aiuto loro. Sento il bisogno di un ultimissimo frammento su cui ci puoi salutare. Il tuo ultimo libro si intitola 28 respiri per cambiare vita. E allora abbiamo cominciato con il silenzio, finiamo con il respiro, il valore del respiro. In pochissimi secondi vi preannuncio quello che andremo a vivere tra poco, però voglio dirvi solo questo. Prendiamo consapevolezza che noi respiriamo circa 21.600 volte al giorno, 21.600, un miracolo. E che ci sarà un tempo per tutti noi in cui non potremo più farlo. Ogni respiro è la vita che ti respira, non sei tu che ti respiri, la vita entra in te e ti respira, la vita ti nutre, è un cordone ombelicale, tu sei nato, hanno tagliato il cordone ombelicale con la tua madre biologica, la madre vita è entrata in te ed ogni respiro ti nutre, ogni respiro, grazie a ogni respiro, l'ossigeno che entra, ogni respiro è alla base del metabolismo del glucosio, dell'ossigeno, è un nutrimento pazzesco, è la vita, è provvidenza, il respiro è la provvidenza che ti nutre ogni istante, abbandonati, non devi controllare il respiro, eppure il respiro è l'unica funzione autonoma e regolabile, autonoma perché se c'è un pericolo non devi preoccuparti di, guardate la natura, la bellezza dell'evoluzione.
non devi preoccuparti di respirare. Eppure tu puoi regolare il respiro. Perché regolare il respiro? Perché così come è vero che gli stati emotivi, ad esempio, come l'ansia o la paura, riducono il respiro e l'ossigenazione al cervello e quindi possono creare forti scompensi a livello immunitario, a livello di tensione, a livello... tanti scompensi. È anche vero che tu respirando e regolando l'intensità, la profondità del respiro dentro l'emozione puoi trasformare uno stato d'ansia in uno stato di pace, di lucidità. Quindi pensate alla potenza del respiro. Secondo i Veda il respiro è la parte più densa della mente e le neuroscienze oggi hanno dimostrato che regolando il respiro purifichi la mente, liberi la mente, purifichi il cuore, apri il cuore. Il respiro è un atto devozionale, una preghiera il respiro. Forse la preghiera più umile e semplice che c'è. Permettere alla vita di nutrirti ed espirando restituire, come se fosse l'ultimo respiro, alla vita tutti i doni che ti ha fatto. Posso dirvi che il libro nasce da un esperimento di neuroscienze. In laboratorio hanno fatto fare, guardate la bellezza, 28 respiri, espirando dal naso, espirando dalla bocca, 28, come il ciclo lunare, come il ciclo mestruale. E questi 28 respiri con un'apnea finale, il 28esimo a polmoni vuoti, apnea di 15-60 secondi, a seconda di ognuno di noi, questo ciclo, ripetuto diverse volte, fa produrre al nostro cervello, bilanciare e produrre epinefrina, che è un neuromodulatore che si traduce poi in noradrenalina, che è l'ormone che crea in te motivazione, energia vitale, voglia di fare. Allo stesso tempo, fra poco sperimenteremo una sequenza di meditazione che ci permette di bilanciare l'adrenalina, ed è importantissimo, perché questa è una società che stimola la performance, quindi fa produrre livelli eccessivi di adrenalina, ed è per questo che siamo, le nuove generazioni hanno tantissima ansia. L'ansia è una dei malesseri più diffusi. Quindi bilanciamento della noradrenalina, bilanciamento della dopamina. Dopamina è l'ormone legato alle dipendenze, ludopatiche, di droghe, di relazioni tossiche. Poi c'è la serotonina, entreremo in una fase più contemplativa, dove è l'ormone della felicità, e poi l'ossitocina che è l'ormone dell'amore. La buona notizia è che il respiro regola la macchina biologica, potenzia la forza vitale, purifica le emozioni, libera la mente, integra il tuo passato e ci proietta in una sfera esistenziale negli stati di espansione superiore di coscienza, dove pregare è più lucido, amare è più intenso, dove riusciamo a ricordarci che non siamo un corpo, non siamo una personalità, ma siamo pura vita, pura, ritornare in uno stato di purezza originale. Questa è la potenza del respiro. Il respiro è una medicina, le antiche tradizioni avevano dato questa eredità all'essere umano, le neuroscienze moderne la stanno validando e noi la stiamo testimoniando, e il libro è stato scritto per divulgare queste medicine naturali a una massa il più importante possibile di persone, affinché abbia degli strumenti di benessere, di felicità, di qualità della vita realmente efficaci, ma soprattutto degli strumenti semplici e di pronto utilizzo nel mare della vita, di cui abbiamo sempre, sempre bisogno di una luce interiore che possa guidarci. Daniel Lumera.